Ogni volta cerchiamo di pensare a una scena di intro, no? Qua mi ha colto alla sprovvista perché non me la immaginavo. Sigla. Tu non l'hai visto, ma anche alzato i piedi per dondolare. Bentornati sul mondo virtuale, Gianni, sono Maga, lui è Dalma. Sì. Oggi si fa la mia seconda cosa preferita, cioè vabbè, parlare di fumetti. Ah, ok, pensavo, non so che allora, la prima fumetti, è un'altra. Oh, preso al volo. Sì. Parliamo della versione Gold integrale, quindi una bella raccolta del primo ciclo che caratterizzò il Cavaliere Oscuro nella serie 52. Sì, un'edizione Gold brossurata. Allora, prima di tutto, non sta in piedi, Lion, guarda, noi facciamo i video, non sta in piedi, perché? Sì. Perché è brossurata sta roba, ma parla un cartonata! Sì, anche perché è un'edizione strafiga, di un fumetto strabello, perché non è cartonata? Cioè, io capisco tutto, anche doveva essere una sovracopertina così, sarebbe stata l'edizione veramente definitiva. Allora, Lion non fastidio i cartonati. Sì, lo so, non gli piacciono i cartonati, probabilmente questo. A noi piacciono i cartonati, quindi Lion, impegnati a fare i cartonati. Oh. Detto ciò, la corte dei gufi. Questa è una delle storie più belle uscite ultimamente su Batman. Snyder e Capullo hanno fatto delle cose magnifiche, ma non sono gli unici autori o disegnatori comunque presenti all'interno del volume. Anche perché la corte dei gufi va a prendere un po' tutta la Bat Family, sì. Sappiamo. Ricordiamo anche che Dick Grayson c'era finito in mezzo alla corte sì, dei gufi. Sì, un po' tutto sì. Ha toccato la corte dei gufi. Comunque, questo volume contiene i numeri dall'1 al 12 della serie di Batman dell'era New 52, l'album speciale annual 1 e quindi la saga principale della corte dei gufi. Esatto. E è una storia che secondo me tutti i fan di Batman dovrebbero leggere, perché l'incipit della storia, senza darvi ovviamente troppi spoiler, anche se sono convinto che un po' tutti ormai sanno chi sono quelli della corte dei gufi, sì. E l'hanno spoilerato un po' ovunque nelle varie storie, pubblicità eccetera che fanno, però sono i cattivi o comunque quelli che tirano le redini di Gotham praticamente da sempre. Esatto, è una setta che veramente sta all'oscuro, che di cui anche Batman Batman non crede nell'esistenza di questa setta, però ad un certo punto cicciano fuori e per Batman sono guai, sì. Sia per quanto riguarda la salute mentale sia quella fisica, quindi è veramente, ricordiamo il mega sogno, diciamo, che fa Batman quando rivede i genitori morti, insomma è veramente una bella scena. Anche perché i membri della corte dei gufi non sono persone normali o gente tipo comune, sono persone alto locate o comunque delle persone influenti all'interno di Gotham City, quindi dell'elite di Gotham, e loro tramite anche degli sgherri. Insomma, che si chiamano Artiglio, che all'inizio si pensava fosse uno, dopo sono di più, eccetera, e fanno praticamente, vogliono eliminare Batman perché è arrivato troppo vicino a loro. La cosa molto figa è che qui Snyder e Capullo hanno pensato a un antagonista per Batman che va un po' anche a cozzare, a scontrarsi con la figura di Batman. Batman rappresenta l'uomo pipistrello, un roditore volante. I gufi mangiano i roditori, sì. E qui si vede, cioè Batman è veramente messo alle strette dalla corte, sì. Ed è una storia veramente che lascia cicatrici profonde anche della Bat Family. Sì, ma è proprio, diciamo, eccezionale anche il ritmo, il livello di profondità in cui questa corte è immischiata negli affari di Gotham, cioè quello che noi di solito eravamo abituati a leggere o comunque a scoprire all'interno dei fumetti del Cavaliere Oscuro. Qua viene un po' stravolto, viene un po' modificato, non tanto modificano la continuity eccetera, però ti fanno capire magari certe situazioni, certe cose e dici, ah, però che figo. E per quel tempo io sono rimasto veramente colpito. Io ho letto tutta questa saga quando è uscita sui Spillati. E ogni mese ero lì che attendevo quello dopo, perché veramente è un ritmo veloce, e voi che avete la fortuna di leggerla tutta in un colpo, se non la prendete siete di banana. Pensate che io ho cominciato a leggere Batman proprio con il New 52 e mi sono domandato perché non ho iniziato prima. Sì, perché è veramente veramente figa questa. Beh, questa, prima avevi Grant Morrison che aveva fatto su anche un casino della Madonna poco prima,
prima aveva perso, non c'era più Bruce Wayne, eccetera, eccetera, eccetera. Ma insomma, andate a vedere anche gli altri nostri video, magari troverete qualche informazione aggiuntiva su questa cosa qua. Sì. Comunque, non si vede solo. Non si vede solo la corte di Goofy in questo fumetto, ci sono anche altri nemici di Batman che imparerete a. O meglio, che rivedrete sì. All'interno di queste pagine. E bello, anche a livello grafico. Cioè, non abbiamo parlato fino adesso. Capullo. Sì, ma non so, cioè, è tutto figo. Cioè, questa storia veramente va letta. È difficile magari dirvi dei colpi di scena particolari, eccetera, senza farvi grossi spoiler. Però, comunque, gli artigli, questi cattivi, insomma, che sono alla mercé della corte di Goofy, sono veramente degli ossi duri. E per sconfiggerli, Batman veramente fa di quelle robe... Ci lascia quasi le penne, anche se i pistolelli non hanno penne, però... Sì. Ci lasciano quasi le ali. Ecco. Comunque, a livello grafico, mi piacciono un po' tutti i disegnatori che sono presenti all'interno di questo volume, anche se la maggior parte lo ha disegnato Capullo. Boh. Bene, ragazzi, noi siamo giunti alla fine di questo nostro consiglio, come sempre. E se ci seguite, ormai lo conoscete, dovete condividere il video. Mi raccomando, stiamo arrivando verso i 10.000 iscritti. Noi vogliamo diventare sempre più... importanti nel panorama dei fumetti in Italia, perché, e non solo, di supereroi in generale, perché noi siamo esperti di supereroi. Siamo dei super esperti di supereroi. Siamo dei super esperti di supereroi. Tiriamocela, sì, dai, anche perché, cioè, modestia, esatto. Anche, dovrebbero loro dire che siamo il più bel canale di supereroi in Italia. Scrivetelo qua nei commenti. Sì, così lo dite, voi. Bene, cliccate la campanellina. Come la cliccano la campanellina? Così, no. Con un artiglio. Sì, effettivamente. Così. Facendo così, le strade maggiorate si parlerà su tutti i nostri video. Ma adesso... Instagram, Facebook, Telegram, Twitch. No, ormai stiamo diventando talmente social che manco ci ricordiamo i social. Sì. Adesso cominceremo, che ne so, Ask, Mixer, TikTok. Che cantiamo, sì, così. E qualsiasi altra roba, adesso siamo everywhere. Madonna. E Twitter anche. Twitter dai, dappertutto. E perché no? Anche giornale, non so, nel giornale di Vicenza. Beh, va bene così. Bene, ragazzi, grazie mille. Condividete il video, fateci sapere la vostra. Leggete assolutamente questa storia. Qua vogliamo i vostri commenti, sia di chi l'ha già letta, sia di chi ha preso questo volume. Occhio agli spoiler nei commenti. Sì, esatto, occhio agli spoiler. E Lion, fai la cartonata per questa serie. O fai un'edizione cartonata di questa storia, perché è una bomba atomica. Vogliamo usarla come arma contundente. Vai.